Nuovo appuntamento con Federica e Serena a Teramo è diventato un appuntamento imprescindibile. Sì, ci sono due momenti durante l'anno, il primo è quello di presentazione della manifestazione, il secondo è questo dove l'associazione presenta la finalità benefica, in questo caso quest'anno a Casa Madre Ester. In fase di presentazione io ripeto sempre che questo è un evento che noi continuiamo a finanziare con un contributo, con grande convinzione, perché l'associazione non fa eventi semplicemente di beneficenza, ma sono sempre eventi di culturali di altissimo spessore, perché gli ospiti sono sempre ospiti importanti, quindi offrono sul territorio sia momenti culturali di appunto altissimo livello, ma unisce a questo un'attività benefica, in questo caso con una donazione a Madre Ester anche molto consistente, quindi da parte nostra ci sarà anche in futuro la volontà di finanziare questa associazione, che tra l'altro ricorda due ragazze che hanno perso la vita al terremoto dell'Aquila.